Ma l'Islam mi è stato come proposto durante gli esercizi spirituali? Un occupatene, eh, prendi a cuore questo in nome del mio cuore. C'è questo mistero della persona di Gesù che non chiude in un guscio culturale chiuso, ma che ci lancia in tutte le direzioni. Buonasera e benvenuti al Diario di Papa Francesco. In copertina le immagini della guerra in Siria, ma anche le parole, la testimonianza di pace di Padre Paolo Dalloglio, il gesuita rapito nove anni fa in Siria di cui da allora non sappiamo più nulla. Ma sappiamo quello che ha costruito e quello che ancora viene oggi portato avanti da persone come i nostri ospiti. Benvenuti. A Francesca Peliti presidente dell'associazione Amici di Deir Marmusa e a Suor Carol Cucaide monaca della comunità appunto di Deir Marmusa. In queste parole che abbiamo ascoltato appena eh, c'è eh, la storia della vocazione di eh, Padre Paolo e anche la storia di Deir Marmusa, però parliamo di che cosa significa questo essere Tirato via dal guscio di Gesù che ti fa incontrare l'Islam, come abbiamo sentito. Perché che è successo a Padre Paolo? Siamo all'inizio degli anni Ottanta. Sì, siamo proprio all'inizio degli anni Ottanta quando Paolo decide di diventare Gesuita. e Contemporaneamente a questa decisione, dovrei dire, lui aveva già sentito una forte attrazione per l'Oriente e per l'Islam in particolare. Infatti aveva fatto un viaggio con dei suoi amici nell'estate della maturità ed erano andati in Medio Oriente. Lì aveva incontrato per la prima volta l'Islam. Quando decide di diventare novizio e entra nella compagnia di Gesù, proprio chiede espressamente, allora c'era padre Rupe, e chiede di essere mandato in Medio Oriente e di quindi di studiare l'arabo, e inculturarsi in quella cultura. E è così è iniziata la sua storia. Che, chiaramente... che è anche legata a un luogo. Un luogo, il luogo perché quando lui si trovava in, in Siria, per i suoi esercizi spirituali nel 1982, decide di raggiungere questo monastero di cui aveva letto in una guida eh, per... Vedere, per trascorrere lì alcuni giorni. Come arriva là, resta veramente colpito da questo luogo abbandonato e devo dire che ha avuto praticamente un innamoramento per questo luogo, ma ha sentito fortissima la chiamata, una chiamata alla quale lui di fatto. O ha detto non poteva non rispondere. Quindi, una forte chiamata a occuparsi come lui stesso dice: occuparsi dell'Islam. E, e di uscire adesso dal cerchiamo bussio. di capire che cosa ha costruito Adhermar Musa. Ma facciamoci aiutare prima dalle parole di Papa Francesco che spiega che cosa va costruito per realizzare la pace e che cosa invece non va fatto, perché è cultura invece di guerra, parole peraltro pronunciate nel recente viaggio in Iraq, quindi anche in un luogo particolarmente significativo. Nelle tempeste che stiamo attraversando non ci salverà l'isolamento, non ci salveranno la corsa a rafforzare gli armamenti e a dirigere muri che anzi ci renderanno sempre più distanti e più arrabbiati. La via che il cielo indica al nostro cammino è un'altra, è la via della pace. Non ci sarà pace senza condivisione e accoglienza, senza una giustizia che assicuri equità e promozione per tutti a cominciare dai più deboli. Non ci sarà pace senza popoli che tendono la mano ad altri popoli. Non ci sarà pace finché gli altri saranno un loro e non un noi. Non ci sarà pace finché le alleanze saranno contro qualcuno, perché le alleanze degli uni contro gli altri aumentano solo le divisioni. La pace non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che nonostante le incomprensioni e le ferite del passato camminino, camminino dal conflitto alla unità. Chiediamo la preghiera per tutto il Medio Oriente, penso in particolare alla vicina e martoriata Sì. Io padre Paolo l'ho incontrato una volta sola. Però mi sembra, ascoltando soprattutto quell'espressione del Papa quando dice: Non ci sarà pace finché gli altri saranno un loro o e non un noi. Mi sembra che questa frase sarebbe stata benissimo in bocca a padre Paolo. Ed è dentro la storia di Marmusa. Spiegami che storia è questa di Marmusa, che ha costruito lì Padre Paolo. Mm -hmm. um, la via eh, della pace non può fare al, almeno eh, del, della fratellanza, dell'ospitalità. Um, e Marmusa è un luogo in cui um, si costruisce eh, l'armonia eh, tra musulmani e cristiani e un modo più ampio tra diversi eh, nel ritmo eh, della nostra vocazione, che, che, sono, che è quello della preghiera, del lavoro manuale e dell'ospitalità. Eh, L'orizzonte è sempre quello della costruzione di quell'armonia, ehm, senza la quale eh, non ci sarà mai pace, soltanto una tregua tra due guerre. Per cui, ehm, come dire, il metodo marmusiano <ride> della vita mh, condivisa eh, di chi viene, la porta sempre aperta. Eh, è molto importante e chi viene lì comunque c'è una mm -hmm. piccola comunità monastica ecco allora ci sono i monaci eh, non siamo numerosi eh. Eh, in tre monasteri or, or, ora eh, siamo in otto quindi eh, a marmusa si trovano per ora eh, eh, soltanto in quattro eh, ma eh, ovunque siamo l'accoglienza la, è sempre la stessa, la porta aperta e ehm, chi viene eh, e chi, chi, chi vuole venire. E chi viene e no. perché viene a Marmusa? Allora, perché una, una persona di fede islamica viene a, viene a Marmusa? Uh -huh. eh, un monastero eh, nel deserto appartiene anche al mondo simbolico musulmano. Eh, ma eh, Marmusa come tale eh, vuole essere un posto eh, che accoglie tutti eh, nella loro diversità. Eh, di, parlavo della preghiera: eh, ognuno che viene eh, è incoraggiato a approfondire in questo tempo in cui sta con noi eh, la sua vita, eh, la sua relazione con Dio nella propria tradizione, secondo la propria tradizione. Eh, e poi c'è la conoscenza reciproca eh, che eh, viene dal fatto che eh, si vede pregare, si parla insieme, eh, c'è l'ora di silenzio, di meditazione silenziosa la sera che è vissuta insieme sotto gli occhi di Dio eh, che sa raggiungerci. C'è il lavoro manuale fatto insieme per il bene di tutti. Eh, e eh, per quanto riguarda l'accoglienza, il primo giorno uno viene accolto come ospite, ma dal secondo giorno... Deve lavorare. Eh, lavorare. Chi viene da noi <ride> condivide la nostra vita. Non siamo un monastero come gli altri monasteri dove c'è un posto per accogliere diciamo gli ospiti. Diciamo la foresteria, cosiddetta. È, no? Sì, non, non abbiamo no. una foresteria. Non ci sono amiche. forestieri, sono esatto. tutti dentro. Esatto, e vivono con noi la nostra vita, condividono semplicemente. E il Papa, questo appunto in fondo è un camminare insieme, che è un'espressione che Papa Francesco ha usato nel viaggio in Egitto di cinque anni fa, sì. partecipando proprio alla conferenza internazionale per la pace. Sentiamo questo passaggio. Proprio nel campo del dialogo, specialmente interreligioso, siamo sempre chiamati a camminare insieme nella convinzione che l'avvenire di tutti dipende anche dall'incontro tra le religioni e le culture. Tre orientamenti fondamentali, se ben coniugati, possono aiutare il dialogo. Il dovere dell'identità, il coraggio dell'alterità e la sincerità delle intenzioni. Il dovere dell'identità, il primo, perché non si può imbastire un dialogo vero sull'ambiguità o sul sacrificare il bene per compiacere l'altro. Il coraggio dell'alterità, il secondo. Perché chi è differente da me, culturalmente o religiosamente, non va visto e trattato come un nemico, ma accolto come un compagno di strada nella genuina convinzione che il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti. Terzo, la sincerità delle intenzioni, perché il dialogo, in quanto espressione autentica dell'umano, non è una strategia per realizzare secondi fini, ma una via di verità che merita di essere pazientemente intrapresa per trasformare la competizione in collaborazione. In queste parole c'è un po' anche il ritratto di chi è un uomo di dialogo, di chi è un costruttore di pace. Tu hai realizzato un libro che si chiama Paolo dall'olio e la comunità di Dermarmusa, in cui hai messo insieme una serie di testimonianze, ma hai pubblicato anche alcune lettere dello stesso padre padre paolo eh, che cosa viene fuori della figura di padre paolo da tutte queste testimonianze anche dai suoi scritti eh, appunto l'aver messo insieme le lettere di paolo e le testimonianze credo dei protagonisti di questa storia che non è finita eh, credo... adesso ne parleremo eh. Credo che proprio sia questo mettere a confronto la voce di Paolo che delle sue prime, attraverso le sue prime lettere sono le lettere dei primi dieci anni. Eh, che eh, si inseriscono nei racconti degli altri eh, e proprio da queste lettere eh, a confronto con quello che poi è stata la, la, la storia, viene fuori, secondo me, il, eh, quello che era la speranza, il desiderio eh, di Paolo, che cosa voleva fare lui di questo, di questo luogo che è un luogo di incontro, come dice il Papa, l'altro è importantissimo e, e il luogo facilita questo incontro, Marmusa facilita questo incontro. Paolo ha sempre considerato l'altro eh, indispensabile, eh, anche per, eh, eh, per la propria identità. Non si Qual può... è il suo carisma, anche alla luce di quello che hai riletto? Tu l'hai conosciuto da ragazzino, Sì, da quando facevate gli scout insieme. Beh, il suo carisma, Paolo, è una persona. Ehm, è... Imponente, molto simpatico. Questo vuol dire che cioè, ha una facilità, una grande facilità di, di dialogo con tutti quanti. Ciò non vuol dire che abbia un carattere facile, mm. perché le persone interessanti non necessariamente hanno un carattere facile. Ma io posso dire che una caratteristica di Paolo è veramente questo grandissimo interesse vero, genuino per l'altro e per il diverso. E quindi il, quello che veniva fuori dagli incontri anche con tutte le persone era questo ascolto, ascolto che non è curiosità per fare pettegolezzo, no? perché c'è modo di ascoltare, l'ascolto vero è un ascolto fatto eh, perché si, ci si interessa a quello che l'altro dice. E, e quindi questo è quello che lui è riuscito a fare. Secondo me a fare a marmusa, dove tutte le persone, come dice Carol, quando arrivano all'inizio si sentono accolte, ma immediatamente dopo devono accogliere gli altri. Sono integrate. Sono in integrate e poi un'altra caratteristica, secondo me, è importante è la gioia e l'allegria. Perché quando si tocca con mano eh, che è possibile un rapporto genuino con le altre persone, eh, immediatamente si è felici. Torniamo alle parole di Papa Francesco, che parla di apertura rispettosa e sincera verso l'altro, e che leggevo nelle parole che mi raccontavi tu adesso. Francesca e eh, come questo eh, renda possibile la costruzione della civiltà, la civiltà dell'incontro. Educare all'apertura rispettosa e al dialogo sincero con l'altro, ricon riconoscendone i diritti e la libertà fondamentali, specialmente quella religiosa costituisce la via migliore per edificare insieme il futuro, per essere costruttori di civiltà, perché l'unica alternativa alla civiltà dell'incontro è la inciviltà dello scontro. Non ce n'è un'altra. E per contrastare veramente la barbarie di chi soffia sull'odio e incita alla violenza, occorre accompagnare e far maturare generazioni che rispondano alla logica incendiaria del male con la paziente crescita del bene. In questa sfida di civiltà tanto urgente e appassionante siamo chiamati cristiani e musulmani e tutti i credenti a dare il nostro contributo. Viviamo sotto il sole di un unico Dio misericordioso. In questo senso possiamo dunque chiamarci gli uni gli altri fratelli e sorelle. Perché senza Dio la vita dell'uomo sarebbe come il cielo senza il sole. Si levi il sole di una rinnovata fraternità in nome di Dio e sorga da questa terra baciata dal sole l'alba di una civiltà della pace e dell'incontro. Interceda per questo San Francesco di Assisi che otto secoli fa venne in Egitto e incontrò il sultano Malik al-Kamil. Di Padre Paolo non sappiamo più nulla da nove anni, non sappiamo se è ancora rapito, se è stato ucciso da chi l'ha sequestrato, però Marmusa è sicuramente viva. Eh, che cosa fate, che cosa è successo dopo la scomparsa di Padre Paolo? Allora, sicuramente la sua scomparsa è per noi motivo di dolore, però Padre Paolo ci ha lasciato eh, non soltanto un modello di vita donata per l'Islam, ma anche un'eredità. Eh, spirituale, teologica, dialogica, antropologica eh, che bisogna mandare avanti. Eh, noi nel corso degli anni, ehm, ognuno di noi ha fatto quello che poteva mh, davanti alle emergenze umanitarie, abbiamo anche dato una risposta concreta sia in Siria sia in Iraq in favore dei cristiani e dei musulmani erano sfollati però ora eh, cerchiamo eh, di eh, ritornare eh, all'accoglienza eh, spirituale umana delle persone che vengono da noi senti mi dici una cosa perché sì? mi spieghi perché non è paradossale la frase che hai affermato cioè perché non è paradossale che un gesuita una monaca parli di vita donata per l'Islam. Mm -hmm. <ride> Perché il desiderio di Gesù che ha espresso eh, nella nostra chiamata. Padre Paolo all'inizio dell'emissione ha, ha detto che è stato da Cristo, missionato da Cristo, eh, mandato verso l'Islam. Per me è stata la stessa chiamata. Per cui... Ehm, è stato il nostro punto di partenza ehm, quando uno viene, come dire, eh, riceve una chiamata di Dio per andare verso l'Islam. Questo significa che Dio ha un progetto e per noi come Chiesa, non soltanto come persone, eh, come persone consacrate. Noi facciamo parte di una grande Chiesa universale, ma Dio... Ci vuole ai confini come ponte. E io non ci vedo una contraddizione, ma eh, piuttosto un compito. Eh, abbiamo sentito il finale di Papa Francesco che eh, pregava Francesco de Assisi a proposito di ponte con, uh, con l'Islam. Tu vedi delle, delle somiglianze, dei punti di contatto tra quello che fece Francesco 800 anni fa e quello che ha fatto oggi Padre Paolo e che continua a fare la comunità di Marmusa? Eh, direi di sì, proprio nel, in questo atteggiamento di andare in senso figurato, perché adesso è in senso figurato, disarmati dei propri pregiudizi delle proprie preconvinzioni verso uh, l'altro, e in questo caso particolare verso, uh, verso l'Islam e verso i musulmani. Questo io vedo uh, come similitudine e un, un grande rispetto che aveva avuto Francesco uh, per, uh, per i musulmani e per il sultano. Quindi, questo sì, eh, non vuol dire che ciò sia facile, perché sennò no, può sembrare che non ci voglia niente a fare. Eh, no, Beh, non... la, la vicenda di Pare Paolo lo dimostra. Sì, non è, eh. sì non è facile, non è facile eh, in genere. E direi che non è Ed facile... E dà anche in fastidio, generale. come? E dà anche fastidio, sennò non... Non staremo a parlare di... Sì, perché poi tendenzialmente si parla tanto e Papa Francesco sta facendo degli enormi sforzi no, per questa chiesa in uscita. Però a volte, erroneamente, secondo me, poi ognuno ha le proprie opinioni, secondo me erroneamente a volte ci si chiude a guscio. Invece di aprire questo guscio, ci si chiude per paura di perdere delle convinzioni, forse. Ci vuole, ci vuole del coraggio, ci vuole bisogna non aver paura. Secondo me la cosa fondamentale è non aver paura, ma non, non aver paura solo dell'altro, ma non aver paura di porsi delle Nemmeno domande. Nemmeno di se stessi, di perdere. Esatto, perché qualcosa. uno si deve porre delle domande, e, e anche se poi non ha delle risposte. Però le domande bisogna avere coraggio di porsene. E quindi secondo me questa è una cosa molto importante nel rapporto col, con l'altro e con gli altri. Grazie, grazie Francesca, grazie suor Carolla. Appuntamento a domani alle 17.30. Grazie per essere stati con noi e buona serata.